Mercoledì 24 maggio 2017, 19:35 minuti, è mercoledì e questo è Track Talk. Benvenuti, buona serata a tutti. Questa sera sono qui da solo, no, ma siamo soli io e lui però, in compagnia del sergente che qualsiasi esercito vorrebbe, e noi ce l'abbiamo, il sergente Peperoni. Buonasera Fabio, buonasera a tutti gli amici in questa serata desolata e torrida di Milano. Desolata e torrida, mi sembra la migliore definizione. Come vedete, ci siamo solo noi due di cravatta vestiti, e con questo caldo, insomma, lo facciamo per tenerci, comunque tenerci sempre questo tono che ci contraddistingue. Infatti, non abbiamo l'ospite in studio quest'oggi, però abbiamo un ospite telefonico, e quindi, come di consueto, lo lascio introdurre a te. Certo, un ospite telefonico che è una vera personalità del roller derby italiano in tutti i sensi. E in collegamento da Bolzano Sud abbiamo il mitico Goofy La Volpe. Buonasera Goofy. Buonasera a tutti voi. Buonasera, grazie mille per essere collegato qui con noi. Eccolo qui al telefono, Goofy La Volpe, numero 89 della squadra nazionale italiana, giusto? Guarda, io introduco brevemente Goofy, e per chi non lo conoscesse all'esterno della comunità del roller derby, però credo che in questo momento Goofy sia tra le persone che hanno più cariche in assoluto, che detengono più cariche in assoluto, perché adesso ci racconterà lui quali sono i suoi ruoli attuali, ma sentirete un elenco ben nutrito. Goofy, presentati brevemente, dici che cosa sei e cosa fai adesso nel roller derby italiano. Io ho iniziato, sono sempre l'allenatore della squadra di Bolzano, che è sempre il mio primo impegno. Sono l'attuale capitano della nazionale maschile e mi hanno eletto da poco allenatore della nazionale femminile. Quindi, diciamo, come puoi notare... Un uomo roller derby tutto tondo. Tra l'altro, io conoscendo Goofy, che ho conosciuto ancora nel 2013, quando organizzammo qui a Milano un primo bootcamp e iniziò questo sodalizio tra Milano e Bolzano, tra la Lega di Milano e quella di Bolzano, conosco Goofy, quindi da allora penso che sia una delle persone più modeste e schive in assoluto, e questo senz'altro è un elemento che... è cambiato nel tempo. Sicuramente il roller derby ha dato a Goofy quella responsabilità del tutto meritata, a mio avviso, che lo porta oggi ad essere dentro nelle due nazionali, maschile e femminile, nonché, ecco, quale ruolo hai nell'attuale Wood Gang, oltre a essere La Volpe? Ho dato una mano alla creazione di questa squadra, perché c'era bisogno di creare in modo parallelo, oltre alla nazionale maschile, anche una squadra maschile che iniziasse a girare l'Europa e che portasse il roller derby maschile dappertutto. Un club, quindi una squadra di club, come si direbbe in altri sport, una lega a tutti gli effetti. Sì, una lega maschile che in questo momento non ha una propria identificazione geografica o localizzazione, ma anzi raccoglie tutti i ragazzi che in giro per l'Italia. Questo forse è anche il bello del roller derby, che ogni lega poi ha un po' le sue peculiarità. Abbiamo le leghe intraregionali, abbiamo le leghe costiere, abbiamo visto formarsi, e abbiamo leghe invece che appunto vagano nel bosco, come questa Wood Gang, che appunto prende tutti quei giocatori italiani che vogliono però farsi le più esperienze e approcciarsi a livello europeo anche contro altre. Come sta andando, Goofy, la formazione appunto di questa Lega? La prima partita della Wood Gang la vediamo forse anche in grafica, la foto di quello che è stato l'evento Wood Gang contro Unnamed Bastards di Torino della scorsa settimana, e lasciamo la parola a Goofy per dirci com'è andata. Io vedo molto bene dalla foto, Goofy. Sì, è andata benissimo, è stato un weekend veramente interessante, è stata la prima partita giocata dalla Wood Gang appunto contro questa squadra, gli Unnamed Bastards, che è una squadra formata da diversi giocatori un po' da tutte le parti della Francia, che anche con l'aiuto di Neno delle Arpis ha giocato contro di noi a Torino. Abbiamo vinto con anche un bel punteggio, però penso che la cosa più importante per noi è stato proprio dare il via a questa squadra. Abbiamo avuto Paolo, un ragazzo di Torino che ha iniziato a pattinare con noi da poco, che ha giocato a tutti gli effetti la sua prima partita, perché all'interno della Wood Gang ci sono ragazzi
che hanno giocato anche il mondiale, quindi le partite sanno che cosa sono, mentre per lui è stata proprio la prima volta. Il battesimo del fuoco, insomma. Il battesimo del fuoco per lui e anche per Enrico, scusatemi, di Vicenza. Tutti e due si sono buttati in questa avventura e si sono divertiti veramente tanto. Senti, Gufi, conoscendoti personalmente, sapendo lo sforzo che hai fatto in questi ultimi anni per arrivare a questo risultato, è in qualche modo un sogno che si realizza, questo della squadra maschile italiana. E abbiamo visto anche un risultato nettamente a favore della Wood Gang, quindi 249-53, il risultato finale a favore di questo collettivo del Bosco. Com'è stata dal punto di vista tecnico la partita? È stata relativamente facile, mi viene da pensare. Sì, è stata relativamente facile, questo ci ha dato anche modo di provare diversi schemi ed azioni sempre più complicate con l'avanzare della partita e abbiamo avuto anche la possibilità di far ruotare la stella, di far fare il jammer a diverse persone della nostra squadra. Ecco, vediamo nel dettaglio magari questi jammer. Abbiamo riportato in una foto tratta dalle foto di giovedì della giornata, che ringraziamo per questi scatti. Abbiamo sul tavolo qua ben 6 jammer, quindi compreso un Goofy in grande spolvero, mi sembra, molto serio, si vede nella foto. Raccontaci quali sono un attimo le caratteristiche, per chi non fosse aggiornatissimo, sulle caratteristiche e le performance di sabato scorso dei jammer della Wood Gang. Abbiamo avuto Fisio Terrorist, che è il ragazzo di Vicenza che nella Wood Gang è Fisio lo Stambeco, ma nel mondo derbistico è più conosciuto come Willy per via dei suoi salti, che ha una grande potenza fisica e delle ottime, ha un'ottima tecnica sui pattini. Abbiamo Rosten Loca, che è il capitano della Wood Gang, anche lui unisce molto bene quello che è la potenza fisica con un'ottima agilità. Abbiamo invece Ciuberga, il ragazzo di Bergamo, che è identificato come il cinghiale proprio per la sua potenza fisica, perché lui è veramente esplosivo. Lui sì. Quando parte non lo ferma nessuno. Abbiamo Marco Tirena, che è più conosciuto come Collo. Fast and Furio, che spinge, si muove bene sui pattini. Abbiamo comunque Enrico, che alla sua prima partita è stato buttato subito con la stella in testa a dimostrare le sue capacità, e poi ci sono io, che gioco un po' meno sulla prestanza fisica e più sull'agilità, perché sono un po' più piccolino rispetto agli altri. Senti, ma così, da un colloquio privato da cui ho estratto questa informazione, non sei molto soddisfatto della tua prestazione individuale? Perché? Cosa vorresti sempre fare di più? Ma mi piacerebbe cercare di diventare sempre più veloce sui pattini, perché purtroppo il mio obiettivo di aumentare la massa muscolare in questo momento non sta andando bene. Nonostante, quindi, quante uova mangi al giorno? Solo albumi? Forse 5-6 albumi al giorno almeno. Però in questo momento purtroppo non è la prerogativa di un jammer quello di avere però tanti muscoli, non necessariamente. Una volta le jammer si distinguevano, e i jammer forse in jammer grossi che spingono, quindi che preferiscono premere sul wall avversario, e jammer agili che sfuggono via. Adesso nel roller derby moderno, sicuramente negli ultimi anni, si è evoluta la figura del jammer, ed è meglio avere dei jammer o delle jammer complete che abbiano entrambe le caratteristiche. Goofy, sei d'accordo con questa mia analisi molto, molto grossolana? No, hai perfettamente ragione, anche perché il livello si sta sempre più alzando e quindi anche le blocker si stanno adattando a quello che è l'evoluzione dei jammer, quindi abbiamo blocker sempre più stabili ma comunque veloci. Se prima avevamo magari delle blocker stabili e lente che potevi aggirare con l'agilità, adesso la sola agilità non basta più.
Ecco, Gufi, comunque ti posso dire che il nostro pubblico in questo momento che ci sta seguendo in diretta apprezza il tuo lavoro e dice anzi. Ma più veloce di così non si può, cioè, quindi insomma apprezzo anche le tue doti da velocista, diciamo, sul track. No, no, infatti vi invito tutti a seguire i ragazzi della Woodgang perché ancora una volta dedichiamo parte della puntata al derby maschile perché veramente sta dando delle grandissime soddisfazioni e anche Eloci Raptor che era in panchina sabato mi ha detto che è rimasta molto sorpresa dal gioco, dalla qualità del gioco dei ragazzi, in particolare dalla prestazione di alcuni di loro, quindi complimenti ai ragazzi. C'è però una novità in casa Woodgang che è proprio a Bolzano, anzi viene da un pochino più lontano, un ragazzo argentino, Stradi Marius è il suo derby name civile, ma è lombrico nella Woodgang, quindi siamo arrivati al secondo derby name, quindi proprio stiamo ricamando nomi su nomi e abbiamo, grazie a Goofy che si è trasformato per noi in intervista un contributo video, Benissimo, un'intervista quando la regia è del nuovo pronta, che arrivato domande Stradi tu? Marius. Sentiamo. Quale animale hai scelto per la Woodgang? Il lombrico. Come mai hai scelto il lombrico? È un animale che è speculare e non si sa se sta guardando la faccia o il sedere. Ok. L'allenamento che hai fatto oggi è il tuo primo allenamento con una squadra completamente maschile, il primo allenamento ufficiale della Woodgang. Come ti è sembrata? Bellissimo, molto divertente, e tanto contatto, però soprattutto mi è piaciuto molto l'ambiente che c'è, uno si diverte veramente, è veramente un alto livello anche, però uno si diverte soprattutto. Tu non hai ancora mai giocato partite, vero? Mai ufficialmente. Ok, quando speri di giocare la tua prima partita? Il più presto possibile, se troviamo una squadra per lo skill. Altrimenti andremo a giocare a Barcellona tutti questo torneo. Qual è il tuo obiettivo per quest'anno? Divertirmi molto, divertirmi molto. Crescere, imparare a pattinare meglio, però soprattutto divertirmi. Grazie. Un commento rapidissimo su Lombrico, Goofy, perché è entrato proprio recentissimamente nella famiglia Alpine Rockets e nella Woodgang. Cosa ci puoi dire di lui? Beh, lui è un ragazzo che ha veramente tanta grinta e un impegno notevole perché ha iniziato a pattinare poco. Lui viene comunque da qualche attività di pattinaggio inline, ma solo a livello ricreativo. Ma da quando si è unito con noi alla squadra, oltre ad essere molto attivo sui pattini, è anche molto attivo in quello che riguarda tutto l'extra che c'è dietro a una squadra, quindi alla promozione, all'aiuto nell'organizzazione degli eventi. Ha proprio un grande spirito. E soprattutto è in linea con il pensiero della Woodgang, cioè fare questo sport per divertirsi. Certo, si è sentito molto chiaramente. Adesso io pregherei No, Goofy. poi insomma forse lo tengono anche in squadra sperando che, visto che parlo un po' come Zanetti, diventi Ma anche. guarda, no, è il Non link so, con cioè, anzi, mi l'Argentina, se chiedo, non altro per è il il link con link l'Argentina. con Zanetti o con il Papa? Cioè, il link, quale delle due avete la speranza? Del miracolo o del capitano? No, non Quale? so, Goofy, miracolo o capitano? Bah, conoscendolo è più probabile che ci porti a far festa a Buenos Aires, credo che ci tiri Sì, fuori un sì, sì. miracolo. Comunque devo dire l'Argentina, adesso si è parlato di Argentina, abbiamo visto agli scorsi mondiali del Sì? luglio dell'anno scorso un'Argentina fortissima sui pattini, nel roller derby mondiale l'Argentina è molto conosciuta per i suoi blocker di tutte le taglie, veramente hanno caratteristiche molto diverse i blocker e dei jammer nani agilissimi che hanno Ecco. fatto veramente grandissima scena agli scorsi mondiali. Quindi auguri a Lombrico e alle Alpine Rockets per questo acquisto importante. Dicevo, lasciamo Goofy un attimo in linea perché andiamo a parlare della seconda partita, del Sempre secondo durante scrimmage del l'evento. Maxi Boom di Torino che si è svolto sabato scorso. Una partita che ha visto in scrimmage, quindi non una partita ai fini del ranking, Bloody Wheels che festeggiavano il loro quarto compleanno contro Crimson Vipers. Il risultato è stato di, Compleanno amaro. beh, sì, compleanno amaro fino a un certo punto, nel senso che
La partita 115 per le Bloody, 124 per le Vipers si è conclusa, come ha sottolineato il nostro amico Iacovacci su PowerGen, sì, esattamente come da previsione. La cosa pazzesca è che nonostante le partite giocate sia dalle Bloody che dalle Vipers siano relativamente poche, l'algoritmo ha beccato quasi esattamente il differenziale. Sai vero che la cosa è, cioè, è angosciante? È una cosa che è abbastanza angosciante, perché non siamo pronti al fatto che un algoritmo possa predire così e precisamente. E andrei a sentire quali sono i commenti da una parte e dall'altra di Ellen Skelter e di Leona per le Vipers. Sentiamole entrambe in questa intervista doppia, che in doppia non è, però le prima una e poi l'altra. Esatto. Sentiamo Ellen Skelter. È andata abbastanza bene, nel senso che abbiamo rimontato alla fine, ma siamo sempre un po'... dobbiamo lavorare di più sull'offense. Sono molto orgogliosa delle mie jammer, due jammer che non erano proprio in forma, però hanno dato il massimo. Oggi facciamo il compleanno di squadra, 4 anni che esistiamo, non vedo l'ora di arrivare al 10° anno. Avrò 44 anni al 10° anno. Va bene, allora. Ecco, questa era Ellen Skelter. Dall'altra parte Leona, vedete, con le stampelle, c'è da chiarire il fatto che non si è fatta male giocando a roller derby, ma andando sulle rampe. Ecco. E infatti inizia l'intervista con una delle sue verità, e cioè che quando si va sulle rampe o quando si gioca a roller derby bisogna sempre mantenere la concentrazione. Sentiamo. Sentiamo l'intervista di Leona. Sia che si va sulla rampa sia che si va a giocare, bisogna avere sempre 100% di cervello, perché se ti distrai un secondo ti spacchi i malleoli. Detta questa premessa, la partita è stata molto combattuta, mi sono piaciute tutte e due le squadre, c'è stato un pochissimo scarto di punti durante tutta la partita, si è un po' perso la pazienza verso la fine, ma è giustificato dalla stanchezza. Però bene bene, ho visto tante blocker jammer nuove su due squadre, spero si possano fare occasioni più spesso così per poter provare a giocare tutte e non fare sempre le solite 10, perché noi siamo 30. Ecco, Leona sottolinea che lì a Bergamo sono tante, sì, scalpitano per giocare, e quindi anche un'intervista del genere è un'occasione per un po' di competizione sui numeri, se non altro. Hai detto anche che in fondo alla fine della partita sono anche scaldate un po'. Sì, 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 io non ero presente. C'è lì. Stata... Magari Goofy ci può dire qualcosa. Goofy, tu eri presente, no? Alla partita o all'intervista? No, alla partita. La partita. L'hai vista la partita che si è conclusa? No, la partita è stata veramente... fino alla fine sul rasoio, nel senso che non hanno mai raggiunto un differenziale punti, mi sembra, superiore ai 30 punti durante tutta la partita, se non proprio verso la fine, ma fino agli ultimi 5 o 6. Sì, però Goofy, non giriamoci intorno a Leona, ha detto una cosa precisa, ha detto verso la fine della partita si è scaldata molto, ma ci sta, ha detto. Cos'è successo? Scaldata, nel senso, è venuto fuori un po' la grinta di entrambe le squadre, perché i jam andavano avanti, il tempo era sempre meno, il punteggio era sempre lì, nessuno riusciva ad avere quel guizzo per prendere quei 25-30 punti di vantaggio per sentirsi un pochettino un po' più sicura, e quindi sono iniziati ad aumentare un po' più i falli, si è iniziato a perdere. Immaginiamo una panchina penalty molto frequentata. Sì, un come una panchina di un parco, si trovavano lì a chiacchierare, diciamo. Un gioco della sedia, praticamente. Si trasforma in un gioco della sedia. No, dai, a parte gli scherzi, io credo che comunque questa partita, che era in realtà solo uno scrimmage, sia una ottima anteprima di quello che potremo vedere a Skir 2017, di cui tra l'altro Goofy è uno degli organizzatori. E quindi ti faccio subito la domanda, Goofy, magari la regia ci può far vedere l'ultima slide che abbiamo preparato, in cui si parla proprio di Skir. Come sta andando l'organizzazione di Skir? Manca circa un mese, forse un mese esatto oggi. Un mese esatto, perché inizierà il 24 di giugno, il primo fischio, sabato e domenica a Collalbo, una piccola città sulle montagne sopra Bolzano. Siamo messi bene, oggi siamo andati in stampa con le medaglie tutte nuove, come ogni anno, che ci piace sempre cambiare, sempre provare cose nuove. Ormai è quasi tutto pronto, come al solito siamo ancora alla ricerca di qualche NSO, quindi se qualcuno in ascolto volesse venire a farsi un giro per Bolzano e vedere le splendide montagne che abbiamo,
partecipare a un torneo dove partecipano tutte le squadre italiane e vedere dell'ottimo derby in campo, lo accogliamo a braccia aperte. Adesso vediamo, magari Peperoni può fare un corso accelerato anche per chi magari non sa bene, può fare in un mese di forma NSO come non ci fosse un domani. Sì, volendo si può fare, infatti no, tra l'altro il gemellaggio che c'è tra Milano e Bolzano spesso e volentieri consiste anche in quello, nel darsi una mano a vicenda, quindi succede un po' all'interno della comunità delle squadre italiane, alcune squadre riescono ad essere più vicine in questi temi organizzativi e quindi è un favore che è stato ricambiato spesso anche da Bolzano qui a Milano, quindi tutti pronti per Skir, insomma. Però ci sono anche altri appuntamenti, ma però diciamo che io vorrei parlare con Gufi dell'appuntamento giornate. Della settimana. L'appuntamento della settimana è la prima uscita del nuovo Team Italy femminile, che nella cornice di SCOD a Ghent, quindi un torneo riconosciuto dalla WFTDA che è arrivato, se non sbaglio, alla sua quinta edizione, sabato alle ore 19 Gufi sarà in panchina con la nuova nazionale femminile. Gufi, come è nata questa partita, questo evento, come cosa ti aspetti e quali sono gli obiettivi della nuova nazionale? La nazionale italiana ha bisogno di giocare sempre di più. Ci avviciniamo ai mondiali di Manchester che si svolgeranno all'inizio di febbraio e quindi abbiamo bisogno di metterci in campo per allenarci. A inizio anno è arrivato il primo contatto da parte del team Belgio proponendo questo incontro amichevole, al quale abbiamo accettato immediatamente. Siamo carichi, nel senso che andiamo fuori con l'obiettivo di far bene. Sarà una grossa scommessa perché a tutti gli effetti è la prima partita che giochiamo come training squad, come Team Italy. Le ragazze hanno già giocato insieme in quello che è stato il percorso di preparazione durante gli scrimmage interni, però è la prima volta che andiamo a giocare contro una squadra avversaria che il Team Italy ha già incontrato nei mondiali di Dallas, il vecchio Team Italy. Questo nuovo Team Italy è la prima volta. Ecco, infatti ha anticipato proprio il tema che volevamo trattare adesso. Quello che possiamo dire riguardo al Belgio è quello che abbiamo conosciuto ormai 2 anni e mezzo fa, quando il 5 dicembre del 2014, nella cornice dei mondiali di Dallas, il Team Italy incontrò in una partita a tempo ridotto. Il Team Italy con un logo. Sì, aveva un logo diverso, come potete vedere. Con la pizza è fantastica. Allora, è un logo che ha suscitato parecchio dibattito, diciamo, e che ci piace ricordare, perché se non altro è storia. È stupendo, questo pizza connection. Mentre il Team Belgio ha mantenuto il suo logo originale, con questo monumento famoso di Bruxelles che viene richiamato, invece il Team Italy ha cambiato un po' stile. Il risultato della partita, che era una partita con 2 periodi da 20 minuti, quindi una partita ridotta, è stato parecchio pesante, 273-86. Non sembrava ridotta per il Team Belgio. No, in effetti no, però devo dirti la verità che questa partita è stata, se non ricordo male, l'ultima del girone eliminatorio della Coppa del Mondo, ed è stata la partita in cui il Team Italy di allora ha svoltato, ha cominciato a giocare insieme. Spesso succede quando si va a un torneo internazionale che le ragazze che sono abituate a giocare nelle loro leghe locali facciano fatica a trovare l'amalgama giusta, i tempi giusti, la collaborazione o la comunicazione giusta sul track. Lì a Dallas la partita col Belgio si è conclusa sì con un risultato molto favorevole per il Belgio e molto sfavorevole per il Team Italy, ma gli ultimi jam sono stati dei jam molto felici per il Team Italy. E a proposito di questo vorrei riportare dagli archivi personali di Mr. Yebadi, che ci ha gentilmente concesso questo video, il video ufficiale dell'ultimo jam di Team Italy contro Team Belgium ai mondiali di Dallas. Quindi se potete vedere, nonostante gli schermi siano un pochino piccoli, questo è esattamente l'ultimo jam del precedente tra Italia e Belgio. 40 secondi alla fine della partita. Sì, vediamo proprio l'ultimo
l'ultimo jam in cui c'è una line di persone a noi note, nel senso che ci sono diverse harpies, riconosciamo Neno in prima fila, poi c'è anche dentro Velociraptor, c'è Electric Lemon, quindi una line che conosciamo piuttosto bene. C'è anche, se non sbaglio, la nostra amica Phoenix, che è venuta anche sì, in trasmissione. Ouch Capone era in quel momento la jammer per il Team Italy, che riesce, dopo appunto risate e finta rissa in partenza del jam, a fare i suoi punti abbastanza facilmente. Il Team Belgio forse aveva mollato un pochino, però gli ultimi jam del Team Italy sono stati molto preziosi, se non altro per questa amalgama di squadra, io la chiamerei, che poi ha fatto la differenza nell'ultima partita, quella che è stata il Consolation Bout con la Svizzera, che è stata poi vinta dal Team Italy. Quindi un bellissimo ricordo che ormai è veramente storia, risale a 2 anni e mezzo fa, e un Team Italy molto diverso da quello attuale, che io mi auguro abbia mantenuto la sua coesione nonostante le ragazze siano cambiate, e il lavoro di Goofy è anche quello di mantenere le nuove skater coinvolte e attive per dare il meglio. Io immagino che dopo l'esperienza degli europei, in cui Goofy era già in panchina con il Team Italy, questa amichevole con il Belgio potrà essere un campo prova molto prezioso per gli sviluppi futuri del Team Italy. Naturalmente Goofy allora non era a Dallas, c'ero io con Mystery e Buddy in panchina, diverse persone che abbiamo già visto, vedete anche Electric Lemon di spalle. Infatti nel nostro pubblico qua ci sono già lacrime, brividi, ah, sì, e commozione a rivedere. Quella è stata veramente una prima volta così. E Goofy, io devo dire che ti devo fare un grande in bocca al lupo per la partita di sabato. Se non sbaglio ci sarà con te in panchina come lineup manager il nostro amico Ciuberga, che è venuto anche lui in trasmissione, è corretto? Sì, esatto, lui mi accompagnerà per questa esperienza. Insomma, diciamo che le aspettative sono molto alte a questo giro, diciamo, non per mettere ansia Goofy o alle ragazze che ci stanno seguendo in questo momento. Col Team Belgio non si scherza. Però diciamo che abbiamo delle aspettative alte noi di Track Talk. Però noi sono sicuro che vedremo parleremo di un buon gioco la prossima settimana. Poi ci piace anche mettervi ansia, quindi insomma diciamo che per quello Goofy sappiatelo, che insomma ci piace mettervi un po' di ansia pre-partita. Ci vuole un po' di competizione, cioè sennò poi è sempre quello, è bello, ci divertiamo, ci vogliamo bene tra le gemme, no, cioè ci portateci a casa il risultato, diciamocelo. Goofy, in bocca al lupo per sabato, cerca di tenere le ragazze calme, che so che anche per loro sarà una bella sfida, una bella responsabilità uscire per la prima volta allo scoperto. Eh sì, per alcune di loro poi è la prima volta che in nazionale italiana, nel senso che abbiamo del nuovo e abbiamo del vecchio in questa nuova nazionale, e quindi è una bella scommessa. Il nostro obiettivo primario è quello di cercare fin da subito un ottimo feeling tra le skater, che sarà la cosa più difficile, perché tra l'agitazione, la prima partita, il fischio, giochiamo fuori casa, sarà difficile, ma puntiamo a portare a casa un buon risultato. Ottimo. E noi saremo al vostro fianco, anima e corpo, diciamo, per supportare il Team Italy e supportare la vostra prima uscita. Tutta la comunità sarà veramente a seguirvi, a darvi il supporto che meritate. Grazie. Quindi, chiuso il capitolo nazionale, possiamo dedicare gli ultimi minuti a quella che sarà il prossimo appuntamento. Siamo in chiusura, infatti. Allora, io direi, ringraziamo a questo punto Goofy, lo salutiamo, lo sganciamo, così lo lasciamo alle sue faccende, affaccendato, come si suol dire. Strategia per la partita, insomma, di sabato. Avrai forse da, anche la valigia, da che fare. Infatti, la valigia. Ormai siamo a pochi giorni da sabato. Goofy, grazie mille davvero. E mucia merda, come si dice in questi casi, va bene? grazie a tutti voi, grazie per l'intervista e grazie per il sostegno. Dai, ne riparleremo settimana prossima. Ci risentiamo e vedremo settimana come prossima, ti sei comportato. E sicuramente ci racconterai di una bellissima esperienza, di una grande prestazione comunque del Team Italy, perché siamo sicuri che le ragazze daranno filo da torcere al Team Belgium. Sono fiducioso. Grazie Goofy, a presto. Buona serata. Ciao Filippo, ciao a tutti, grazie. Ciao.
Sì, gente, diciamo, torniamo a Milano. Cosa succede nei prossimi giorni? Sappiamo già che il prossimo sabato 10 giugno alle ore 18, quindi in orario preserale, le Harpies incontreranno le loro prossime avversarie. Rotterdam, abbiamo visto che la scorsa puntata non sapevamo molto di Rotterdam, avevamo qualche dato geografico, sappiamo che è la città di Erasmo e poco altro, ma abbiamo fatto qualche indagine e ovviamente se guardiamo alla predizione del Bout abbiamo già un dato molto interessante da vedere. Come potete vedere, Rotterdam e cioè la squadra, il team A, no? A-team come si dice, che si chiamano Death Row Honeys di Rotterdam, hanno un posizionamento in classifica che è molto vicino a quello delle Harpies, 101esimo posto contro il 99esimo posto, e quindi le probabilità di vittoria sono solo leggermente a favore delle Harpies. Il differenziale punti è molto vicino, 11-12, quindi tutto fa pensare a una partita molto equilibrata che sicuramente darà spettacolo, un po' come dicevamo della partita tra Torino e Bergamo di prima, quindi due squadre che davvero sembrano essere molto davvero vicine. Interessante, insomma, questa prediction ci porta veramente a pensare a una grande partita che verrà giocata colpo contro colpo, e questo è confermato anche dal ranking storico che abbiamo riportato e che vediamo brevissimamente, e che ci fa vedere come Rotterdam abbia una esperienza, una storia un pochino più lunga rispetto a quella delle Harpies, con 2 anni di attività sul track più della squadra, sì, giallonera. C'è stato un momento di difficoltà nel 2014 per le ragazze di Rotterdam. Scusate, spaventa un po' quell'ultima, ecco, quelle ultime linee mi spaventano, sì, un po'. Dobbiamo dire che questo grafico è un po' particolare perché Rotterdam ha giocato parecchi tornei, sì, e giocare partite molto vicine nel torneo porta a questi picchi, a questi sbalzi nel ranking. Attualmente, insomma, come dire, se le giochi insieme le perdi vai anche giù, invece queste le vincono e vanno su. No, diciamo comunque che tu vedi il puntino più alto di Rotterdam non è il posizionamento attuale. L'ultima partita che ha giocato le ha portate al puntino che sta leggermente sotto la curva gialla delle Harpies. Okay. Ad ogni modo si vede come il ranking degli ultimi 2 anni di Rotterdam è salito in maniera abbastanza coerente come quello delle Harpies, e quindi ci fa pensare innanzitutto uno che Rotterdam ha un livello che è molto coerente, paragonabile a quello delle Harpies, e due, che il numero di partite giocate sia da Rotterdam che dalle Harpies fa sì che l'algoritmo possa funzionare meglio, perché si basa su un numero di dati maggiore rispetto al solito. Però cosa c'è da dire? Che questo stesso weekend, questo è nella slide successiva, vediamo il cartellone, il banner. Rotterdam si scalda, diciamo. Rotterdam si scalda con un quadrangolare, che in realtà un quadrangolare non è perché sono due partite, in cui Rotterdam giocherà contro la squadra di Utrecht. E quindi settimana prossima vedremo probabilmente il nuovo ranking di Rotterdam e potremo fare una previsione un pochino più vicina a quella che sarà la situazione della partita del 10 giugno. Rotterdam ha un team A e un team B che saranno entrambi impegnati proprio sabato 27 maggio, in cui ci sarà anche la partita del Team Italy, come abbiamo detto, e quindi vedremo settimana prossima di ritoccare la nostra previsione. Un ultimo evento da citare, senz'altro, perché è importantissimo per il roller derby italiano, è Silent Track. Questo stesso sabato, quindi succede tutto questo sabato, il primo triangolare di roller derby in Puglia, in Salento, a Corigliano d'Otranto, le nostre amiche sisters ospitate dalle Strix di Lecce, ovviamente, di cui appunto alcune di loro fanno parte, ospitano questo triangolare molto interessante, sicuramente per la location, perché è la prima volta che si gioca in Puglia, esatto, sulla punta del tacco. Giocheranno le Bloody Wheels, che saranno un po' in difficoltà per alcuni infortuni, hanno chiesto una mano alle leghe italiane, e quindi sarà anche lì una squadra costruita dalla comunità, ma a maggioranza Bloody Wheels. Le Sisters, che abbiamo già visto a Vicenza qualche settimana fa, e poi il team di Varsavia, con cui si era giocata una partita mista qualche settimana fa. Alcune ragazze italiane avevano partecipato a un team misto a Varsavia. Quindi molto interessante questo evento, di cui parleremo senz'altro settimana prossima. Sì, gente, ormai la parte di trasmissione per gli appuntamenti prossimi è diventata veramente l'agenda dei weekend. La stagione si è scaldata. Ma si è scaldata, ma soprattutto ovunque. Cioè, quello è il bello, chi sta da queste parti avrà
il suo weekend di roller derby, chi è appunto poi a Bolzano a fine giugno, nel Salento adesso, insomma, finalmente un movimento roller derby che mi sembra stia conquistando e unendo questo stivale anche appunto nel roller derby. Assolutamente vero. Bene. Siamo molto contenti. Ottimo, siamo in conclusione. Io, Sergente, ti ringrazio come sempre. Ci rivediamo mercoledì prossimo e con tantissime altre novità e sempre l'avvicinamento poi anche ai prossimi appuntamenti appunto delle Arpis Roller Derby. Certo, ne vedremo delle belle. Grazie mille e buona serata allora. Grazie a te Fabio, grazie a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ringrazio tutta quella parte di Team Italy che ci sta seguendo e ci sta scrivendo e ci manda anche un po' di anatemi con tutta l'ansia che gli abbiamo messo addosso, però sappiate, noi siamo sempre dalla parte del roller derby, quindi comunque vada, è stato un successo. Grazie mille, arrivederci, a presto!